le interviste impossibili. Giorgio Manganelli incontra Nostradamus. Se, come spero, le indicazioni accordatemi rispondevano al vero, se sono pervenuto al cielo dei profeti, non è irragionevole sperare che quello che ora mi sta davanti, maestoso ed astratto, altri non sia che il dotto Nostradamus. E posso sperare che ella vorrà accordarmi un breve colloquio? Enea, tapiro elettrico, l'Acheronte ha traversato la grande pista incisa a strada per caviglie e ciance. L'occhiale stolto indaga la sapiente barba, bufera sindacale sul Giappone in crisi, oleosi balzelli, domeniche ingrugnite, barba di successo. Perché mai avrò scritto queste fanfaluche? Ma sono cose da lasciare leggere ai posteri, che ci vedranno tutto e il contrario di tutto. Se non che ho l'impressione che codeste strofette in qualche modo mi riguardino. Chi sarà mai questo tapiro elettrico? Senta, mio nobile e dotto signore, sono venuto da lontano per un breve colloquio col più fascinoso dei profeti moderni, colui che predisse, presagì, indovinò e scrisse miracolosi, anche se oscuri, oracoli. Oppure potrei scrivere a questo modo. Sbugiardato Caronte con la scossa, il tapiro senz'ali, con le antenne offerta una bocca di metallo, insidia la barba ed il cappello. Presente e assente. Se retrocedo, intervengo nel colloquio tra di noi. Babilonia interroga Salon passando per Torino via Lessona. A Lima i grassi scendono dal tram, dunque qui c'è del mistero. Signor Nostradamus, io la vedo scrivere, la vedo parlare tra sé, e dunque tanto assorta da non vedermi in alcun modo. Io temo di turbarla, ma così breve il tempo accordato a noi che varchiamo l'Acheronte... L'Acheronte? Mi sbaglio. Ho sentito parlare di Acheronte. Una voce quassù sta spiando quel che scrivo, forse me lo vorrebbe spiegare. Il punto è, se c'è qualcuno in questo momento che cerca di parlare con me, io nemmeno lo vedo, perché... Essendo profetante me ne sto sempre, come logico, tutto in fuori, per così dire, verso il futuro. Qualche volta me ne sto avanti di anni, qualche volta di ore o di minuti, ma per farmi contemporaneo, bene, devo fare tali manovre che quando sono contemporaneo, il contemporaneo è già passato. E io devo retrocedere di nuovo. E dunque i miei colloqui, ammesso che io abbia voglia di cianciare, sono estremamente difficoltosi. Dunque io ho udito la parola Acheronte e ho detto le parole retrocedo e ciance. Tutto fa credere che qualcuno nel presente cerchi di parlarmi e che io mi trovi nei dintorni del presente, magari avanti di qualche minuto, altrimenti la parola Acheronte non l'avrei sentita. Ora, retrocedere di pochi minuti pare una bazzecola, ma vuole una mano sicura e penetrante, come infilare un filo in una cruna d'ago. Forse mi conviene tacere per vedere se colgo qualche suono che mi guidi attraverso il tempo. Sire Nostradamus, maestro, non vorrà accordarmi il privilegio di incidere con me umilissimo? Ho udito incidere. Non v'è dubbio, qualcuno mi ha letto, ho ascoltato, o piuttosto qualcuno mi manda dei messaggi. Ehi là, dove sei? Ma sono qui, mio buon signore, sono davanti a lei. Oh, che tu sia davanti a me, io non dubito, ma io vorrei sapere in quale punto del tempo tu ti trovi. Perché vedi, io sono un po' avanti col tempo. Riesco a sentirti ora perché, chiotto chiotto, me ne vo retrocedendo
ma a mio avviso ti sto ancora davanti di un paio di minuti e sento tu che mi chiedi qualcosa sulla fine del mondo che certamente non mi hai ancora chiesto. E allora se io rispondo a domande prima che tu le faccia e taccio quando me le fai, io temo che tutto sia per riuscire una grande confusione. Signor mio, io sono di lunedì alle 18:24. Non sento. Resta fermo. Facciamo così. Tu ripeti sempre la stessa domanda. Ad esempio, non va mai dal barbiere? Appena io ti rispondo no, mai, sarà segno che sono arrivato. Comincia. Ma dillo adagio. D'accordo, ma essere profeti è una bizzarra professione. E faticosa anche. Non sento. Continua a ripetere. Lei non va mai dal barbiere? Io arrivo. Lei non va mai dal barbiere? Lei non va mai dal barbiere? Un momento, devo averla oltrepassato. Sei tu che parlavi da Cheronte? Ma è inutile che tu risponda, tanto non ti sento. Adesso riavanzo. Ripeti. Lei non va mai dal barbiere? No, mai. Finalmente siamo arrivati. Ora possiamo parlare. E voglio farti io la prima domanda. Tu hai parlato da Cheronte? Mi pare di sì, ma non sono sicuro. Sarà stato così, per metafora. No, no. Ti prego, non vergognartene. Io ho scritto una strofetta profetica che mi è oscura e forse mi aiuterai a capirla. Potrei io aiutare lei? Vedi, tu poco fa eri per me futuro, sebbene io fossi più futuro di te, e quindi a rigore dovrei considerarti passato. Ma dal punto di vista di chi vive costantemente nel futuro, anche il passato può colorarsi di futuro, capisci? Vorrei capire. Lei scrive strofe enigmatiche stando nel futuro. Troppo semplice. Per stare nel futuro, come tu dici, io debbo entrarci di traverso per via di trasposizioni e di metafore. E qualche volta le capisco, qualche volta no. Ne vedo, per così dire, il colore, non la sostanza. Gli uomini non hanno nome, ma delle insegne, delle descrizioni. Gli eventi sono bandiere, enigmi, stemmi che mutano colore. Ecco, quando tu, mio passato, eri anche il mio futuro, io ho scritto due strofette alquanto oscure, ed ora il tuo arrivo mi dà fiducia ad interpretarle. Da dove vieni? Da Roma. Ecco, Enea ti chiamo. Un narratore neorealista avrebbe cominciato, un tale che veniva da Roma. Invece io dico tutto e altro ancora dicendo Enea. Dico che hai fatto un viaggio. Tapiro elettrico, dico qui. Hai a che fare con l'elettricità. Chi mi manda è un'associazione di potenti terrestri che lavorano appunto con l'elettricità. Quanto al tapiro... Ho già guardato il tuo profilo. Ma la pista incisa... Che sia il nastro registrato. In questo modo le voci si riproducono a volontà. Giovanotto, non voglio spiegazioni tecniche. Ecco, il nastro magnetico per incisione ha fatto altresì da strada per barcare la Cheronte. Tu hai gli occhiali, sei ovviamente stolto. Io ho la barba e sono saggio. Tu fai domande. Per datare meglio l'evento, ho tratto un titolo da un giornale quotidiano. Bufera sindacale sul Giappone in crisi. Oggi è il 14 aprile, eh? Mi tengo informato sul vostro secolo. Vedi, i balzelli oleosi, costringendo la gente in casa, assicurano un tal quale successo alla mia saggia barba. Mirabile esegesi. Figliolo, tu mi hai aiutato, te ne sono grato. Grazie a te ho anch'io un momento di presente. Non credere, stare sempre nel futuro è oneroso. L'altra strofa non deve dire cose diverse. La scossa è l'elettricità, no? Che tu non abbia ali è ovvio, ma valeva la pena di dirlo visto che hai viaggiato fin quassù. Le antenne saranno un'allusione tecnica, vero? Naturalmente. Basta così.
Vedi, questa strofa mi consiglia espressamente di retrocedere per essere presente al nostro colloquio. Babilonia, si sa, è Roma. E io sono di Salon e ho abitato a Torino, dove adesso è via Lessona. Chiaro? Incredibilmente chiaro. Quanto ai grassi, l'ho preso dal giornale. Io non conosco le date, ma solo gli eventi. E anche questi ho tradotti in immagini allegoriche o essi stessi allegorie. I grassi scendono dal tram. Può indicare che i ricchi vanno al potere se vanno in macchina o che vengono ridotti in miseria se vengono costretti a camminare a piedi. Ma i grassi potrebbero essere solo gli uomini carnali che non vengono trasportati dalla elettricità che consente a te di giungere da me. E che simboleggia ottimamente la forza vitale immessa da Dio nel mondo. Lima è una città, ma anche un nome ambiguo. Con la lima si logorano le fortezze, la vita, la lima del dolore ti scava il fianco. Ora che è diventato mio contemporaneo, posso, mi concede che io le faccia qualche domanda? Certamente. Ma non dimenticare che per me non basta retrocedere fino al presente. Devo tenermi al presente, stringermi ai suoi corrimano, perché il vento che mi spinge mi porta continuamente verso il futuro. Se mi distraggo, tu sei morto tra 3 generazioni ed io vedo un carro verde dividersi le spoglie del re idropico. La montagna si distende senza ruote, si avventa la bestia inossidabile. Vuole dire qualcosa? Chissà. Astronavi, venusiani emigrati dalla galassia o forse un incidente durante una partita di calcio. Una delle difficoltà nel leggere il futuro è che non vi è gerarchia degli eventi. E poiché tutti gli eventi si deformano, assumono alla fine una immagine stranamente simile. Quale che ne sarà nel tempo l'importanza? Lei diceva che questo vivere nel futuro è oneroso. Estremamente. Non si sa mai dove ci si trova. Non si sa mai se quel che si vede è futile o decisivo. Infine, non si vede mai direttamente alcunché, ma tutto in una forma araldica. Si vive in un delirio di colori e di fantasmi. Dunque il futuro resta oscuro? Sì, è oscuro, molto oscuro. È così che nasce il presente. Quando il futuro perde le sue bandiere, abbiamo il presente. Ma non vuol dire che il presente sia privo di colori, di simboli, vuol dire che li ha nascosti dentro di sé. Quando poi il presente diventa passato, vediamo di nuovo rilucere questi colori, ma allora gli occhi di coloro che scrutano, se non sono dotati, non ne vedono il senso. Il futuro è dunque più completo di ogni altro momento. Per chi sa arrivarvi, è così. Il futuro ha in sé l'evento, ma non si mortifica nell'evento. Ha i colori dello stemma, ma i colori si muovono, sono vivi, porta in sé un divino disegno, ma esso è così esplicito da essere abbagliante. Il futuro è non solo enigmatico, ma, mi si consenta il gioco, profetico. Esso preannuncia il degradato presente. E l'immobile e consacrato passato. Il momento più povero? Dovrei dire che è il presente, ma non è vero. Esso è il momento più enigmatico, ma insieme il momento in cui l'enigma viene soppresso, nascosto, contrabbandato. In questo oscuro senso il presente è indecifrabile, notturno, mentre il futuro è sempre aurorale. Lei non ha mai amato il presente? L'ho vissuto con la coscienza che non era il mio tempo, che mancava dei sacri colori degli stemmi e che i suoi enigmi li nascondeva come un ladro. Ho avuto moglie, sono stato vedovo, mi sono risposato. Dunque avevo una casa e una compagna mi fu sempre accanto, una compagna misteriosa assai di più delle femmine simboliche che trascrivevo nelle mie sacre strofe. Mia moglie non sapeva
di essere un enigma, e questo la rendeva insopportabilmente enigmatica. Ho amato l'oscurità del cibo e l'inquietudine del vino. Ho viaggiato guardando dei frammenti di presente, interrogando e indagando, mentre il futuro non l'ho mai interrogato. L'ho descritto nelle forme mostruose con cui mi si rivelava. Il futuro era un mostro di cui non ho mai capito, ma sempre visto le membra. Nelle sue strofe, le sue centurie, si ha continuamente sotto l'oscurità della forma il senso di una catastrofe imminente. È una sensazione esatta. Non te lo so dire. Anch'io, leggendo quel che ho scritto, ho lo stesso oscuro sentimento che io parli costantemente di una catastrofe totale, di cui le singole catastrofi non sono che esempi, accidenti. Come se il futuro fosse un'unica catastrofe diversamente articolata, ma c'è di più, poiché il futuro diventa presente nella forma che si diceva, e il presente si immobilizza nelle gatteggianti forme del passato. Tutta la storia dell'uomo non sarebbe che una catastrofe, una catastrofica rappresentazione in tre atti, in cui è più o meno evidente l'intimo disegno. Nel futuro solo quello è visibile, nel presente quello appunto è invisibile. Nel passato appaiono tracce di misteriosi disegni che sembrano avere coesistito e che luccicano come segnali di metallo tra le macerie. Ecco la parola giusta. Futuro, presente, passato sono tre modi di vedere, di classificare, di abitare le macerie. Io mi sono occupato di macerie nella loro forma più pura, ancora disabitate, puri progetti di sventura o di orrore stesi sulla pianura immobile dell'infinito domani. Dunque, noi abitiamo una città in rovina. Mi ripugna risponderti affermativamente, e tuttavia non so che altro potrei dirti. Ma questa catastrofe ha pur sempre un disegno, è un progetto, un'invenzione. Non so se siano le parole esatte. Dirò che le macerie della città presuppongono che in qualche momento, in qualche luogo, in qualche tempo vi sia una città. Non potrebbe essere in un futuro ancora più futuro? Esiste codesto futuro. Dovunque io mi inoltro, io trovo i segni di una ingegnosa distruzione, come se la volontà della città di esistere si incontrasse con la volontà delle macerie di prenderne il posto. Tuttavia non posso rispondere. Può esservi un futuro cui non sono mai pervenuto, in cui le macerie non abbiano luogo. Le sue immagini sono tutte della medesima intensità. Si ha l'impressione che all'interno del futuro non vi siano tempi, né un dopo né un prima. È così, almeno per i miei occhi. Non vi è un dopo e un prima nel percorso delle macerie. O se esistesse della città, esiste solo un prima e un dopo dei nostri passi. Ora io me ne sto nel centro della pianura del futuro e non procedo, contemplo. Lei ha detto che il futuro ha una qualità aurorale. Che intendeva dire? Il futuro, in primo luogo, custodisce la sua qualità enigmatica religiosamente. Il futuro è integralmente presente a se stesso, non è venuto ancora a compromesso con i viventi. Inoltre il futuro illumina il presente, gli invia continuamente immagini araldiche, segni, annotazioni, stemmi. Per amore delle tenebre future gli uomini tollerano il giorno del presente, la sua villana luce abbagliante. Infine, quando contemplo le immagini del futuro, stando per così dire in mezzo a quel serbatoio di oggetti sacri, ho l'impressione che inerisca in tutti una luce intensa e segreta che tuttavia essi non emettono. Una luce che viene da oltre il futuro. Mio provvisorio, contemporaneo, non mi capisci? Sì, è una luce che sta fuori del futuro. Oh, non di molto, e tuttavia fuori.
Una luce costante, ma che noi non sappiamo guardare se non vedendone il riflesso nel metallo spento e nell'aria fumosa dei secoli a venire. Vuol dire che... Sì, è naturale. È la luce della fine del mondo. Essa è ugualmente vicina a tutti gli oggetti che se ne illuminano. Il passato remoto riceve la stessa luce del futuro estremo. Ma questa fine del mondo è un luogo catastrofico? È la catastrofe delle catastrofi? Non lo so, forse non è così. Se vi è un posto dove esiste la città che precede o che ricompone le macerie, non può essere che laggiù. Forse non è la catastrofe. Chi ne sa nulla? Nostradamus non è che il catalogo della morte, ma se muore la morte, che succede? Abbiamo trasmesso l'intervista impossibile di Giorgio Manganelli con Nostradamus. Nostradamus era Carmelo Bene. Regia di Sandro Sequi.